Fabrizio Musa, un artista comasco che non ha bisogno di presentazioni. Ci puoi parlare un attimo di questa tua mostra che si svolge qui alla sede di Como Cuore in via Rovelli 8? Allora, questa mostra è una mostra benefica, quindi realizzata in accordo con il dottor Ferrari di Como Cuore, che è stato nel mio studio qualche tempo fa. Avevamo già collaborato per realizzare la cartolina per i 25 anni di Como Cuore insieme ad altri artisti. E da lì è nata un po' una collaborazione che ha portato a questa mostra, dove una buona parte del ricavato andrà all'associazione. Quindi si è pensato di mettere insieme delle opere di costo non troppo elevato, quindi non delle tele ma delle grafiche, delle carte ed altre opere comunque di questo livello, per appunto questo scopo benefico. E fino a quando si può venire qui alla sede di Como Cuore per vedere queste opere ed eventualmente acquistarle, sapendo di fare beneficenza? Infatti, soprattutto a tener conto di questa cosa, la mostra durerà fino al 15 gennaio e sarà aperta secondo gli orari normali dell'associazione. Che opere hai messo in vendita, che soggetti troviamo in questi quadri, insomma? Allora, in esposizione sono praticamente una raccolta di tirature di serigrafie che ho realizzato in questi anni, quindi è un po', diciamo, un sunto del mio lavoro e delle mie ricerche di questi anni, perché per ogni lavoro, ogni mostra che ho fatto, ho prodotto una o due tirature di grafiche che sono qua un po' raccolte ed esposte per la prima volta tutte insieme, perché erano comunque, avevano accompagnato sempre singolarmente dei singoli progetti e delle singole mostre. E poi ci sono una serie di disegni su carta che sono i progetti preparatori che realizzo in genere prima di affrontare appunto la realizzazione di un quadro. Ecco, solo un esempio, questo quadro che hai alle tue spalle, che quadro è? Cosa rappresenta? Allora, il quadro alle mie spalle è una veduta di Shanghai, proprio presa dal Pudong, ed è appunto parte della ricerca che avevo effettuato con questo viaggio in Cina 2 anni fa, che poi ha portato a una mostra che ho fatto a Milano ed è conclusa, si è conclusa da qualche giorno alla Galleria Obraz di Milano. Quindi insomma ci sei stato davvero a Shanghai? Sì, sono andato veramente. Grazie Fabrizio. Grazie, a presto.